Non chiamatelo cantiere navale. Quello auspicato dalla società Wider è piuttosto un centro di ricerca per l'innovazione della nautica, dove? Nell'area del porto di Fano, a fianco della passeggiata dell'Isippo. Si tratterebbe di una struttura futuristica e a impatto zero, in legno e vetrate, suddivisa in due campate. Una per la costruzione di imbarcazioni in acciaio e alluminio, l'altra per l'assemblaggio di catamarani in vetroresina. Sopra due piani di uffici, con uno spazio anche per studenti e start-up. La Wider fa barche che sono dei prototipi, cioè la Wider è un centro di ricerca per la propulsione green nel mondo della nautica. Costruiamo propulsione elettrica e green per cantieri terzi, quindi quello che uno vede all'ingresso non è un cantiere navale, ma più un centro di ricerca. E in questo noi ci stiamo adoperando per avere e dare l'opportunità anche a ricercatori italiani e esteri di venire e progettare da noi. Un investimento di circa 20 milioni di euro che potrebbe portare 400 nuovi posti di lavoro. Intanto è già stata presentata una bozza del progetto, scatenando non poche polemiche. Non vedo controindicazioni. Innanzitutto c'era un progetto fermo lì da 20 anni, in una parte della città che potrebbe essere sfruttata, ma in senso buono, potrebbe essere utilizzata molto meglio di un mucchio di sabbia come c'è stato per 20 anni. È un'area destinata a cantiere navale e quindi ci siamo permessi di entrare a vedere se c'è la possibilità di espandersi sulla città di Fano, che io pian piano ho conosciuto e devo dire è una città della quale me ne sono innamorato. Quindi per noi è importante inserirci in un contesto, sappiamo dove ci inseriremo. E ovviamente fare uno stabilimento tipo alla zona industriale portuale di Ancona, potresti fare un bel blocco di cemento bianco o grigio che sia, sappiamo che quello è un contesto differente, quindi dobbiamo assolutamente fare qualcosa di più bello. Siamo molto sensibili, noi costruiamo bellezza oltre che tecnologia. A far discutere sono soprattutto le possibili dimensioni dell'immobile, già ridotte da Wider dai 10.700 metri quadri iniziali a circa 8.200-8.500 metri, per non parlare dell'altezza. Quei 24 metri hanno fatto storcere ben più di un naso. Un dibattito questo che rischia quantomeno di rallentare l'eventuale posa della prima pietra, possibilmente, per Wider, non oltre l'inizio dell'estate. Noi alla fine abbiamo trovato un compromesso in 24 metri e siamo partiti dal considerare il nostro cantiere vicino che è Pesaro, che è il cantiere Rossini, che è alto 28. Il fatto di chiedere un'altezza di quel tipo, dei 24 metri, non è che, come ho letto, l'amministrazione ha, come dire, concesso ciò che si chiede, perché in realtà il progetto che è già stato approvato da questa amministrazione anni fa e che non è stato tutt'oggi realizzato è un progetto che ha un'estensione in superficie di il 30% in più rispetto alla nostra attuale. Quindi Wider è ovvio che avrebbe avuto, potendolo fare, avrebbe avuto piacere di mantenere quel tipo di superficie e chiedere l'elevazione. E da qualche parte ci è stato detto che la cosa non era assolutamente possibile essere presa in considerazione. Noi di fatto abbiamo chiesto di andare in sopraelevazione. Ci è stato detto che vuoi tu? No, non si può creare una cosa del genere. E da qui è nato il compromesso che ci stringiamo, quindi in qualche maniera dobbiamo subire un sacrificio rispetto a quelli che sono gli spazi che c'erano più congeniali e poter chiedere questa, ma il limite dell'altezza è un vincolo importante, nel senso senza quell'altezza non ha ragione per noi desistere il progetto. Anche per quanto riguarda l'iter stesso, appunto, noi l'abbiamo iniziato e adesso ci saranno i tempi tecnici che sono fatti di autorizzazioni che diversi enti devono in sequenza o meno fornire. Mi auguro solo che si possa fare in fretta, ma soprattutto che ci sia appunto un proposito di poter andare avanti o meno. Io non parlo dei tempi di Fano, ma parlo dei tempi di Wider,
I tempi di Wider sono che noi dobbiamo costruire delle barche da consegnare nel 2025. Abbiamo delle barche da costruire che devono essere consegnate il gennaio del 2023. Se stiamo spingendo per farli a Fano, se non è possibile farli a Fano, nostro malgrado, ma noi li faremo altrove.